Intelligence scopre piani di Putin. C'è di mezzo l'Europa. Le agenzie di intelligence europee hanno lanciato un severo allarme riguardo a una potenziale escalation delle attività ostili da parte della Russia, che si prepara a eseguire sabotaggi e attentati in tutta Europa. Questo inquietante scenario è stato rivelato dal Financial Times, che cita fonti di 3 diverse agenzie di intelligence, descrivendo un impegno russo più aggressivo e concertato nelle operazioni clandestine. Le tensioni si acuiscono nel contesto delle recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che ha menzionato la possibilità di un intervento in Ucraina se le forze russe dovessero avanzare ulteriormente. Oltre a essere accusata di numerosi attacchi informatici in diverse nazioni europee nelle ultime settimane, la Russia starebbe ora pianificando atti di sabotaggio violento, come incendi dolosi e danneggiamenti alle infrastrutture. Le azioni saranno eseguite direttamente o tramite intermediari, senza alcuna preoccupazione per le potenziali vittime civili. Secondo le informazioni condivise, gli agenti del Cremlino stanno intensificando le loro operazioni in Europa, un continente che ha già assistito a sporadici ma significativi attacchi negli ultimi anni. Un alto funzionario di un governo europeo ha sottolineato che sono state rivelate tramite i servizi di sicurezza della NATO chiare e convincenti azioni maligne russe, suggerendo una coordinazione e una scala di minaccia preoccupanti. La gravità della situazione è stata enfatizzata da Thomas Haldenwang, capo dell'intelligence interna tedesca, in una recente conferenza sulla sicurezza, dove ha evidenziato un notevole aumento del rischio di sabotaggi orchestrati dallo Stato russo. Queste operazioni sarebbero condotte con una disinvoltura crescente e un elevato potenziale distruttivo. Recentemente, 2 cittadini russo-tedeschi sono stati arrestati a Bayreuth, in Baviera, accusati di pianificare attacchi contro siti militari e logistici in Germania per conto della Russia. Questi eventi si aggiungono ad altre accuse mosse nel Regno Unito contro 2 uomini per aver appiccato un incendio a un deposito di aiuti destinati all'Ucraina, e a indagini in Svezia su possibili atti di sabotaggio ai danni delle ferrovie. Anche la Repubblica Ceca ha espresso sospetti riguardo tentativi russi di danneggiare i sistemi di segnalazione delle proprie ferrovie. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.